Ragazzi, siamo a Venezia con Mariam e Gabriele e cominciamo questo video dalla colazione che non abbiamo ancora fatto. Adesso andiamo qui, in questo snack bar che sta giusto fuori la stazione. Ora vi facciamo sapere. Ci sono arrivate le cose. Io ho preso questa che è una fornarina veneziana e l'ho presa perché aveva questo nome tipico. Mi hanno detto che non c'è ovetta, ma solamente cioccolato dentro pasta sfoglia. Vabbè, i caffè. Una semplice ciambellina fritta con lo zucchero, semplice. Ok. Io pure, una cosa tipica veneziana, una rarissima donna. Adesso assaggiamo. Ve la faccio vedere, la mia è un pochino secca, mi fa impazzire. Però loro dicono che, vabbè, questa si vede, piaciuta. Questa è molto buona, molto buona. Quindi ho fatto io la scelta sbagliata probabilmente. Però, cioè, si vede. Eccoci qui, colazione 21 euro ragazzi. 21 euro, quindi cominciamo con i prezzi veneziani. Che insomma, anche se c'è da dire che eravamo al centro proprio di Venezia, tutti i turisti, quindi giustamente non è stata una scelta saggia. Se posso dire la mia, comunque non valeva 21 perché avevamo la vista sul ponte. Vabbè. E poi perché me ne ha fatto impazzire quella fornarina alla veneziana. Quindi vabbè, vediamo se si rifà, eh. Siamo all'osteria San Bernardo e che abbiamo trovato su The Fork. Abbiamo preso io e Gabri, uguale, questi paccheri, che qua si chiamano schiaffoni, con salsicce e funghi. E Mariam ha questi tortelloni, ricotta e spinaci. E poi abbiamo preso questo Chianti. Com'erano i tuoi tortelli al sugo? Erano ricotta e spinaci con il sugo sopra, buoni, però un pochino lisci, cioè senza sale. Infatti si è anche aggiunto. Sì, sì, ho aggiunto una buona dose di sale. Voto medio 7,5 per me. Pieno? Sì, sì, 7,5 no, abbondante. Io perché va, l'ho finito. Allora, il pane è molto buono, soprattutto i crosticini. Poi per il resto il pane, il classico pane, diciamo, del nord, bollisce. Ma pasta, di laboratorio, forse di laboratorio. Sì, liscio, senza sale. Però i crostini molto buoni, anche io ho trovato. La pasta è buonissima, infatti ora mi sto bagnando il pane. Infatti sono fatto portare. Anche io ho fatto posta. Questo, vediamo quel piatto. Voto per me 8, se per te è 7,5 per me 8. Anche io do un 8 pieno, forse quasi 8 più, perché il mio piatto era veramente buono, infatti l'ho spazzolato e mi è piaciuto veramente molto, era ben bilanciato, si sentiva che i funghi erano stati fatti con un pochino di vino bianco, che a me piace, mi è piaciuto. E allora del dessert abbiamo una torta al cioccolato, i biscotti veneziani e la crema al mascarpone e un tiramisù. Tipico veneziano, no? Voto al tuo dolce, Gio. Al mio dolce io do un 8 più, perché era una cosa nuova per me ed era buono, sinceramente, i biscottini con la crema, finiti. No, per me il tiramisù è un 9 pieno, veramente buonissimo. L'unica difficoltà è il cacao, che mi fa tossire, ma è una cosa personale mia. Ho avuto lo stesso problema. Quindi tossisco, però buonissimo veramente. Ottimo. Io ho preso una torta al cacao con la panna, cioè per me è un 8, sì, un 8. Che alla fine era una torta al cacao sempre, però c'è cioè una piccola glassina, insomma, e la panna per bilanciare un po', quindi un 8 se lo merito. Ottimo, dai. Tu sei quella più stretta di voti comunque. Sì. Sono un po' di schiazza. Abbiamo appena finito di mangiare, abbiamo pagato. Abbiamo pagato circa 24 euro a testa e questo grazie allo sconto di The Fork, perché ci ha tolto il 40%, quindi è un grande risparmio sul risparmio, perché alla fine abbiamo pagato 75 a fronte di tipo 120, giusto? Sì, sì, sì. Quindi ottimo The Fork. Noi qua stiamo continuando a camminare, ma un po' per inerzia, perché Mariam si sente un arancino coi piedi. Esattamente, come direbbero i miei compaesani.
E io ho bioccata totale, cioè vino più mangiatona. Gabri, tu come stai? Ah, io pure, se scoppiamo, un caffè tipico ci vorrebbe. O uno sprizzino, vediamo. Quello è un cappotto. Un quarto e mezzo per la commessa, ci mando 2 minuti per fare la foto alla mia amica Giorgia. Licenziatela. Libreria qua alta. Buonasera amici del mio viaggio a Venezia. Siamo venuti qui perché Anna aveva consigliato di andare a questo bacheretto da Lele, che però, come si vede, è chiuso. Quindi mi sa che proveremo a fare aperitivo qui. Che siamo qui con il nostro amico Fritz, che è appena arrivato. E 14,40 euro per tutto ciò. 3 spritz medi e questi cicchettini. 1 euro a cicchettino, ne abbiamo presi 6. No! E se l'è preso! No. L'ho preso, mi sa! Siamo venuti qua a mangiare sotto un tetto, perché purtroppo un gabbiano ci ha rubato uno dei cicchetti con la porchetta. E quindi niente, ci siamo cagati. Via, via da qui. Niente, io sono ancora un po' traumatizzata da quello che è successo, quindi parla tu. E stavamo dicendo che si è preso il più buono. Quello con la porchetta. Con la quindi il gabbiano, gusti raffinati. Sì, sì. C'era un vassoio pieno. Giustamente lì erano anche finiti, quindi non è che possiamo andarne a prendere altri. Mi sa che erano gli ultimi 2 con la porchetta che avevate preso. Quindi abbiamo mangiato abbastanza per oggi. Quindi sarà stato un segno del destino, sì, chissà. Sì. Bello della diretta, ragazzi. È stato brevemente intenso. Molto intenso. Finiamo questo video, che loro vanno a prendere il bus e se ne tornano in Sicilia. Con l'aereo ovviamente, non col bus, sennò penso 20 ore. E domani io vado a prendere il treno per Trieste. E dai, mi fate voi la chiusura. Ciao amici, è il mio viaggio. Ciao a tutti. Ciao.